Per radio meglio di niente, siamo allo stand H22 Edizioni della Goccia e intervistiamo due autrici. La prima è Cristina Alessandro, autrice di un romanzo condominiale, che è un giallo e che parla insomma di una sparizione misteriosa e come in tutti i condomini il male di solito è di casa, basta sperimentare le riunioni famose di condominio. Ma lasciamo parlare l'autrice che ci racconterà in quattro rapidi minuti di che parla il libro. Buongiorno a tutti, allora il mio romanzo C'è del marcio in zona Brera ha come tema dominante quello dell'essere e dell'apparire, che è un tema al quale sono molto legata. Infatti zona Brera, in via Fiori Oscuri, dove sorge questo caseggiato di gran lusso, era nell'antichità sede di case di tolleranza, quindi anche qui a grattare sotto l'intonaco degli edifici più eleganti si trova sempre del marcio. Diciamo l'incipit del romanzo è la sparizione di questa portinaia che abita, è da poco si è insediata nello stabile, ma è affetta da una patologia che la rende particolarmente incapace di cogliere le malvagità, i doppi sensi, e quindi risulta un po' un pungibolo, una cassa di risonanza per tutta la malvagità dei condomini che in qualche modo risultano essere rappresentanti dei vizi della società umana. A turno infatti si rapportano con lei definendola una stupida patentata, proprio perché un altro tema che mi sta a cuore è quello della diversità. Siamo tutti diversi e tutti pezzi unici, e quindi chi è in grado di stabilire chi è diverso e poi da cosa, qual è la normalità? E in effetti poi alla fine questa donna nella sua semplicità riuscirà a compiere un gran colpo di scena, proprio perché volevo sottolineare e revalutare gli ultimi, perché a discapito della stupidità spesso noi colleghiamo il vuoto col vacuo, con lo stupido, con un'accezione negativa. Invece in altre filosofie il vuoto è possibilità immensa di essere riempita da tanti valori. Com'è nata l'idea di questo romanzo? Da cosa è partito lo spunto? Allora, lo spunto è nato appunto dalla mia necessità di voler togliere le maschere. Io ho sempre questo timore di vivere in una società dove siamo tutti nascosti perché temiamo di mostrare le nostre friabilità, perché se uno appena mostra il suo lato debole la società incombe e praticamente ci fa arretrare, però questo ci preclude la possibilità di emozionarsi e di condividere. Per me uno degli scopi più importanti della vita è proprio la condivisione umana. Ultima domanda tecnica che a noi interessa molto: che spazio hanno i dialoghi rispetto alla narrazione nella tua opera? I dialoghi hanno una valenza fondamentale, proprio perché determinano il ritmo della narrazione, che assomiglia molto a un atto unico teatrale, e anche il continuo riferimento al flashback piuttosto che inserti nel presente ha lo scopo di destabilizzare il lettore e far uscire da quella, come si usa dire adesso, comfort zone, proprio perché la vita ci rende instabili, perché noi ci crediamo artefici della nostra fortuna, della nostra vita, ma invece lei è quella che determina le carte in gioco e ci destabilizza quasi sempre, perché la parola tende la determina sempre lei. Fantastico, allora buona lettura, una ripresa alla copertina. C'è del marcio in zona Brera, eccola qua, di Cristina Alessandro. Grazie.